Il ritorno di Zeman è la notizia più importante. Domani dunque in panchina il Boemo, oggi la consueta conferenza pre-gara, si gioca contro la Fermana, è l'ultimo appuntamento ufficiale del 2023, bisogna naturalmente terminare bene questo anno, soprattutto non bisogna steccare, non si deve steccare questo appuntamento. La Fermana è ultima in classifica, ultima in tutto, anche come gol fatti e come gol subiti, ma viene da tre risultati utili consecutivi, due pareggi e una vittoria nell'ultimo turno contro la Juve Under 23. Ci sono stati dei passi molto significativi nella conferenza pre-gara di Zeman. Ve ne cito uno: come mi sento? Bene, senza fumo si può stare, vediamo quanto durerà. Per quanto riguarda invece le defezioni, sono quelle solite di cui vi abbiamo parlato in questi giorni: Pellacani, poi anche Aloy e Franchini a centrocampo, lo stesso a Cornero in attacco, stiramento del collaterale del ginocchio appunto sinistro. Tornerà a disposizione in breve tempo, perché il 28 sarà già con i compagni di squadra ad allenarsi per preparare il primo incontro del 2024 ad Alessandria contro la Juve Under 23. Si giocherà il 7 gennaio. Ma andiamo ad ascoltare i passi significativi della conferenza pre-gara del Boemo. Vado avanti, senza fumo si può stare. Vediamo quanto mi dura, che ho resistito 10 giorni, quanto sono. Quando sono entrato in ospedale ho fatto tutti gli esami erano buoni, giusti, e quindi non pensavo che era grave, e per ora sto bene. Io sono contento che ho sentito tanta gente che mi ha scritto, più che sentito, ho letto. Mezzo mondo mi ha scritto per farmi auguri di pronta guarigione. Penso che anche la squadra ha risentito a mia assenza, ma non perché li faccio spaventare, ma perché si preoccupavano per la mia salute. E su acquisti, io dico che questa rosa ancora esiste, c'è. Sul discorso di regista, ne ho fatti tre, nel senso Aloy, D'Agasso e Squizzato. De Marco per una partita non è cosa sua, anche se quella partita ha fatto bene. E quindi non ho problemi lì in quel ruolo. Discorso di attaccante, c'è Cupone che si è riconquistato posto, perché io poi facevo giocare un po' Vergani, un po' Tomasini. E penso che con Tomasini può continuare, anche perché Tomasini secondo me ha delle qualità che non ha fatto vedere ancora, ma spero che le esce. Cioè alla fine non ha bisogno di nulla, insomma, non chiederà nulla alla società. La sintesi è questa. La sintesi è che mi avanzavano giocatori, anche perché non riuscivo a fare 10 contro 10 in allenamento. Perché dovevamo fare 12 contro 12 è già un'altra cosa. Può lasciare 4 fuori, mi dispiace se 4 guardano e altri giocano. Su Squizzato avevo qualche dubbio, no? Che potesse ricoprire il ruolo di play. Invece l'ho visto molto bene nell'ultima gara. Secondo me è stata la migliore prova offerta da questo ragazzo da quando indossa la maglia del Pescara. Non so se è d'accordo, è chiaro che può migliorare ancora, però l'ho visto attivo, come piace dire a lei. E lui finalmente è stato attivo in fase difensiva, nel senso che andava a attaccare avversari dappertutto. È quello che ci ho chiesto dall'inizio. Speriamo ora che continua così. Poi sul discorso di geometrie, penso che lui il gioco lo vede, anche se ogni tanto ancora perde tempo. È vero che Fermana è ultima in classifica, però queste sono le partite più difficili, nel senso che non richiamano la concentrazione necessaria di solito. Io vorrei che la squadra pensa che gioca con i primi in classifica, non con gli ultimi.